di questo memorandum e questa, chiamiamola così un po' fra virgolette, fuga in avanti dell'Italia con la Cina. Ecco, quali sono state le reazioni dell'alleato oltreoceano, quindi degli Stati Uniti? Io porto soltanto la citazione di Garrett Marquis, che è il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, il quale, cito testualmente, ha dichiarato che la Via della Seta è un'iniziativa fatta dalla Cina per la Cina. Siamo scettici che l'adesione del governo possa portare benefici economici durevoli al popolo italiano e nel lungo periodo potrebbe finire per danneggiare la reputazione globale del paese. Ecco, a me questa ultima frase ha fatto particolarmente specie perché mi sa proprio di una minaccia in perfetto stile mafioso. Cosa vuol dire che se noi aderiamo a questo progetto verrà danneggiata la reputazione globale del paese? Chi è, o meglio la domanda è, chi è che definisce la reputazione del nostro paese? E di nuovo torniamo al caso del Venezuela, sono quelle agenzie di rating, quegli enti super partes che nessuno può giudicare, che potranno decidere ad esempio di declassare ulteriormente il nostro debito o di far schizzare alle stelle il nostro spread facendoci pagare un costo sul debito ancora più alto attraverso il ridimensionamento delle prospettive di crescita eccetera eccetera. Quindi ci stanno minacciando che se noi aderiremo a questo progetto ci saranno delle conseguenze negative. Ma possiamo rispondere a queste minacce? Cioè, siamo uno Stato sovrano o no? Cioè, Parzialmente sovrano, Giancarlo. Io direi proprio di no. Io direi proprio di no, anch'io. La mia domanda era retorica. Ecco, era una provocazione perché... No, voglio dire, se fossimo uno Stato sovrano potremmo rispondere a queste provocazioni. Sì. Invece ecco, hanno tutti subito dovuto ribadire che il patto atlantico non è stato messo in discussione in alcun modo da questa decisione, che poi non è niente perché un memorandum non è vincolante. Per adesso non è vincolante di niente, è soltanto una dichiarazione di intenti e di propositi per il futuro. Quindi figuriamoci se queste sono state le reazioni per un memorandum, che cosa non sarebbero nel momento in cui si dovesse siglare davvero qualcosa di più serio. Ecco, quello che ha citato l'affermazione del portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Garrett Marquis, mi ricorda, io faccio un piccolo excursus, mi ricorda l'esternazione che ha fatto Obama a Renzi alla fine del 2016 quando in previsione, nell'imminenza del referendum, Renzi è andato a accreditarsi mediaticamente da Obama, un Obama a fine mandato del referendum che poi Renzi ha perso, e durante la conferenza stampa proprio Obama ha fatto, riferendosi a lui, a Renzi, patti chiari, amicizia lunga, e Renzi, che probabilmente non stava neanche capendo cosa stava succedendo, se la rideva perché era contento, no? Non so se ve la ricordate, quella è stata sì, fantastica, sì. Cioè una dichiarazione proprio, patti chiari, amicizia lunga, lo dice il titolare di un'azienda al dipendente, chiaramente, no? Cioè, non può venire. È stata un'offesa alla nostra autodeterminazione. E Renzi non aveva capito niente e se la rideva beato perché diceva: Obama mi ha evocato. Te la ricordi, Giancarlo? Come no, certo. Straordinaria. Bearsi di essere sudditi. Bearsi di essere sudditi, perfetto.